Niente, eccoci. Ciao, ciao. Faccio il micro. Ecco qua, ora si sente. Ciao. Ciao, ciao. Sono contenta che avete scelto questa connessione sicura. Sì. Vi presento, anche se tutti vi conoscono, Giuseppe Cocca, medico chirurgo, ideatore della nuova igiene naturale, esperto di alimentazione, digiuno, terapia e PNL. Invece Gemma Cocca, designer, architetto di interni e creatrice di contenuti digitali. Allora, oggi ci parlerete, ma anzi ci parlerai, Giuseppe, con qualche domandina di tua figlia Gemma, intestino intelligente e microbiota, perché se ne sta parlando in modo molto importante, perché è fondamentale il microbiota. Sì, è fondamentale. Quindi che cosa ci racconti, Giuseppe? Cioè, e tu cosa sai del microbiota? No, non mi fare domande, parlo più. Sì, che te le faccio. Perché già l'altra volta mi hai fatto questi scherzetti. No, perché tu fai parte delle persone che conoscono il microbiota e la mia domanda è: ma cosa sai del microbiota? Ma io vorrei che lo spiegassi tu, grazie Giuseppe. No, prima di spiegarlo devo capire tu cosa pensi che sia. Penso che è fondamentale l'intestino, il secondo cervello. E quindi, non ho così non si capisce niente, mi costringi a domandare a mia figlia. Ecco, domanda a tua figlia, io proprio per questo vi ho invitato in due. Preferirei ascoltarti e essere beata nell'ascoltare te e tua figlia, grazie. Ok. Bene, bene. Gemma. Intanto buonasera a tutti. Il microbiota è come se fosse la flora batterica intestinale, però poi si è scoperto che non è flora ma è fauna. E quello è il microbiota, quindi fa parte del mondo animale, non di quello vegetale, quindi quello di cui noi siamo costituiti in un certo senso. Cioè? Batteri. Batteri? Sì. Ecco, quando si parla di microbiota si parla di ospiti che noi abbiamo all'interno del nostro apparato digerente sulla nostra pelle. Una domanda che ci vogliamo fare è se questi ospiti, perché sono ospiti, ci aiutano a fare qualcosa e in che modo noi aiutiamo questi ospiti. Cioè, la prima domanda che io mi farei, potremmo vivere senza Non si sente niente. So che avete scelto questa soluzione perché c'era campo, però non c'è campo neanche lì. Oggi non c'è connessione, mi spiace. Questi sono i problemi della diretta. Perché non ci sono le domande qua? Ah no, mi lasci a me con loro, metta loro.
che questo messo in giro. Ci siamo, ora mi senti? Non sento te, hai il microfono spento. Ok. Proviamo. Quindi non c'è campo neanche lì a questo punto. No, è il mio cellulare che non ha voluto collaborare, perché quello di papà funziona. Ora mi sono connessa da quello di papà. Perfetto. Allora ricominciamo con il microbioma. Pronto? Va bene, perfetto, ricominciamo da capo. Okay. Perfetto. Allora, quando noi parliamo di microbioma, parliamo di tutti i codici genetici, di tutti i batteri, virus, funghi e protozoi che sono all'interno del nostro apparato digerente, pelle e mucose. Una domanda che ci dovremmo fare è questa. Noi umani, ma non soltanto noi umani, gli animali in genere, i pluricellulari, gli organismi pluricellulari, potrebbero vivere senza i batteri? Gemma, rispondi tu. No, volevo anche un attimo un feedback da Rossella, se va tutto bene con l'audio, che prima ci siamo entrati qua. Ok, perfetto. Potrebbero vivere senza i batteri? No. Perché, scusa, i batteri non sono quelli che portano le malattie? Così dicono alcune persone. Come così dicono? C'è anche chi ha questa scuola di pensiero. Allora, quando si parla di batteri, noi abbiamo un'idea dei batteri come se fossero i nostri nemici e che a un certo punto ci invadono per ucciderci, una cosa che non dovrebbe essere neanche troppo intelligente, perché il batterio l'unico interesse che può avere è quello di mantenerci in vita, perché mantenendoci in vita mantiene in vita se stesso. Detto questo, dobbiamo dire che esiste una collaborazione tra tutti gli organismi pluricellulari con batteri, virus, funghi e protozoi sin dall'alba dei tempi. Come nasce un organismo pluricellulare? Viene subito invaso da batteri, funghi, dal microbiota. Cioè nel senso che ogni cucciolo, adesso parliamo dei mammiferi, al momento della nascita, passando nel canale vaginale, poi andando sulla pancia della madre, poi lattando dal seno, si prende tutto il microbiota materno, che molte volte è simile a quello del microbiota paterno. Esiste una linea proprio... Scusa, vi saluto il dottor Massimo Coppolino, che è qui con noi, sapevo che avrebbe partecipato, infatti ha scritto: si compone di 500 specie diverse di batteri tra genere e famiglia, per pesa circa un chilo. Abbiamo un medico che parla, allora fatevi le domande voi. Così. Ok, la cosa importante è che un chilo è un organo molto ma molto importante. Il punto centrale è che noi ereditiamo dai nostri genitori il codice genetico, ma ereditiamo dai nostri genitori, almeno nel passato, sin dall'alba dei tempi, anche il microbioma della famiglia, cosa che si è interrotta negli ultimi anni. Cioè, okay, ci siamo ancora. Sì, sì, sì. Cioè negli ultimi anni è cambiato qualcosa, non abbiamo più il microbioma o il microbiota di una volta. Cioè cosa è successo? Dobbiamo tenere presente che il nostro microbiota, cioè tutte le specie di batteri che vivono il nostro apparato digerente, sono strettamente dipendenti dal nostro stile di vita, dal nostro modello alimentare. E il nostro microbiota non accetta assolutamente, non è che non l'accetta, viene completamente deviato, viene cambiato o cresce in maniera non utile per noi ogni volta che mangiamo cibo industriale o cibo post-industriale, quando mangiamo cibo con coloranti, conservanti, con pesticidi, cioè con tutte sostanze che in natura non dovrebbero esserci. Cosa succede? Nel momento in cui il nostro apparato... creiamo un microbiota che non è più in sintonia con quello che è il microbiota del passato, non assolve più quelle che sono le sue funzioni salutiste nei nostri riguardi. E quindi, come dice dottor Massimo Coppolino, sono corresponsabili dell'evoluzione umana
permettendogli di adattare la sua alimentazione in habitat diversi. Quindi cerca di fare di tutto per mantenerci sani in vita. Allora, il dottor Price proprio di questo parla. Lui ha scoperto che sono studi fatti nel 1930, lui è andato a controllare tutte le popolazioni, tra virgolette, indigene, che erano quelli che vivevano ancora in contatto con la natura, mangiando cibo esclusivamente del territorio, il territorio in cui vivevano. Tutti avevano buona salute e buone funzioni intestinali. Tradotto, avevano un buon microbioma, un buon microbiota. Tutte le popolazioni che già negli anni 30 hanno incominciato a mangiare cibo industriale o cibo non più del territorio, hanno incominciato ad avere carie ai denti e malattie cronico-degenerative. Adesso parliamo di noi. Il nostro microbiota in questa società non è più il microbiota che noi avevamo, la specie umana viveva prima del Novecento. E questo a noi ci porta, tra virgolette, delle problematiche. Il microbiota è fondamentale anche per la digestione della cellulosa che trasforma in acidi grassi e per la formazione di diverse vitamine che non potremmo formare altrimenti. Il punto centrale. No, prego. Come? Finisci pure. Poi vorrei dirti chi è Massimo Coppolino, che è un piacere. Per me è un amico averlo qui con noi, perché volevo dirti insomma che è un biologo molecolare specializzato in nutrizione clinica e ricercatore scientifico. Ho appena fatto con lui un evento e forse tu ne hai sentito parlare nella tavola rotonda di qualche settimana fa. Quindi bene. Ok, allora la domanda che molti si domandano è: come facciamo ad avere un buon microbiota o un buon microbioma? Quello che ci vuole dare l'industria normalmente sono prebiotici e probiotici che possono servire dal mio punto di vista in un lasso di tempo abbastanza breve. Il lavoro che dobbiamo fare è il lavoro di recuperare quello che potrebbe essere l'alimentazione, non dico originaria, ma un'alimentazione più in sintonia con i bisogni del microbiota, sapendo che il microbiota, una volta che ha soddisfatto i suoi bisogni e creiamo un microbiota simile a quello che noi avevamo prima del Novecento, lui assolve al meglio le sue funzioni, perché il microbiota ha un solo interesse, la nostra vita e la nostra salute. Quali sono le problematiche attuali, piccole, che possiamo dare alle persone che ci seguono sul microbiota? Dovete sapere che il microbiota che ognuno di noi ha è strettamente correlato col suo modello alimentare. Cioè ogni modello alimentare di ogni persona crea un microbiota caratteristico. E il microbiota... Una domanda per te da Coppolino. L'asse intestino-cervello quanto interferisce secondo lei nella vena malattia individuale, forse? Come all'inizio avevo detto, il secondo cervello. Guarda, il microbiota influenza tantissimo quelli che possono essere i nostri umori, pensieri, eccetera, ma nello specifico il microbiota richiede il cibo a cui è abituato. Questa è la cosa più interessante, cioè se io ho un modello alimentare, il mio modello alimentare poi è sostenuto sia dalle mie abitudini, sia dal mio gusto, ma anche dalle esigenze del microbiota. Cioè il microbiota tende a farci mangiare le cose che lui è abituato a mangiare. Faccio un esempio, delle persone mangiano della cioccolata, ogni giorno mangiano 4-5 quadratini o più di cioccolata. A un certo punto decidono di smettere. Nel momento che decidono di smettere, il microbiota va già in allarme. Perché la piccola frazione di microbiota abituata alla cioccolata non riceve giornalmente la sua quota di cioccolata. C'è questa precisazione da Coppolino che io pensavo fosse, invece è benattia, la chiamata benattia. La benattia sarebbe, è un discorso lungo su malattia e benattia, ma io volevo continuare il concetto che il microbiota richiede il cibo a cui è abituato. Sia nel male che nel bene, cioè tradotto, se una persona inizia a mangiare bene,
dopo un pochettino di tempo, quando si è formato il microbiota sul nuovo modello alimentare, il microbiota richiederà il cibo che è salutare per noi. Sempre ritorniamo al discorso della cioccolata. Per un paio di giorni il microbiota richiede cioccolata. Poi piano piano le cellule, i batteri del microbiota incominciano a scemare, non ricevono cioccolata, non si sono più moltiplicare e piano piano si mettono da parte, ma non spariscono. Abbiamo il desiderio della cioccolata, ma non è così forte. È un piccolo desiderio, intanto cioccolata, basta non consumarla. Ma se un giorno, dopo una settimana, 10 giorni, ricominciamo a mangiare la cioccolata un pochettino, risvegliamo il microbiota. E se continuiamo a mangiarla ancora, la cioccolata diventa un cibo irresistibile. Se invece la mangiamo una sola volta e stoppiamo, non facciamo fare in modo che questo microbiota riprenda il sopravvento. Cosa sto cercando di dire? Che il microbiota che ha sopravvento su di noi è quello che noi alimentiamo giorno per giorno col nostro modello alimentare. Quindi parliamo anche di registrazioni cellulari, i famosi solchi delle abitudini sia alimentari che quant'altro. Noi allora, siamo insieme anche registrazioni cellulari. Quando creiamo delle nuove abitudini, non è soltanto un'abitudine, il gusto, eccetera, noi condizioniamo anche il microbiota a richiedere il cibo che a noi fa bene. Per questo è molto importante, quando una persona mangia bene, sta resettando il suo microbiota, non è soltanto mangiare bene, c'è anche il stile di vita e pensieri. Per comprendere quanto è importante il microbiota, vi è uno studio fatto con cani, non con, con gatti e topi, con la toxoplasmosi, penso sia, che è un protozoo. La toxoplasmosi vive la fase finale della sua vita nel colon dei gatti, però molte volte vengono mangiati dai topi. Quando il toxoplasma toxoplasmosi vengono mangiati dai topi. Quando vengono gatti. No, dai vengono topi. Vengono dai mangiati dai topi. Colon dei gatti, quindi. La toxoplasmosi finisce il suo modello. Cioè il suo fine nel colon dei gatti. Però molte volte incidentalmente dei topi mangiano la toxoplasmosi. Ah. Ok. La toxoplasmosi, il protozoo, non riesce a vivere, non riesce a svilupparsi completamente nell'intestino del ratto. Allora induce il ratto, la cosa è molto bella, lo influenza ad amare la pipì dei gatti. Cioè questi ratti, topi, vengono attirati dalla pipì dei ratti. Così facendo si avvicinano ai gatti e vengono mangiati dai gatti in modo da finire il ciclo del toxoplasma. Cosa ci dice questo? Che questo protozoo è così forte da indurre un topo ad avvicinarsi a un gatto per essere mangiato. Questo per comprendere quanto il nostro microbiota ci può influenzare e quanto noi siamo influenzabili, perché il microbiota entra in contatto col nostro sistema immunitario, col nostro sistema nervoso e fanno dei patti nei primi anni di vita per poter convivere al meglio per tutto il resto della nostra vita. Per molti autori, noi e il microbiota siamo una chimera, cioè un solo organismo vivente, in cui ognuno fa l'interesse dell'altro per vivere tutte e due al meglio della propria possibilità. Sei stato bravissimo, le tue spiegazioni sono veramente al top. Adesso se hai qualche domanda, cioè qualche domanda pratica principalmente su come utilizzare il microbiota per recuperare quello che noi chiamiamo la nostra salute. Ecco, questa potrebbe essere una domanda molto intelligente. Però fammela tu. Come recuperare il nostro microbiota? Quindi con l'alimentazione credo che alla base di tutto questo. Allora, la cosa interessante del microbiota, sì,
Una delle cose interessanti del microbiota è che noi selezioniamo al meglio il nostro microbiota non tanto mangiando, ma digiunando. Cioè il digiuno, chiaramente qua sto parlando di un semidigiuno giornaliero, quello che viene chiamato normalmente anche digiuno intermittente. Quindi alla sera tipo digiunare, non si mangia. Cioè che può essere il digiuno serale o anche il digiuno mattutino, sono fondamentali per resettare il microbiota. Cioè è come se il microbiota, non mangiando in continuazione, riescono a metabolizzare al meglio quello che noi abbiamo mangiato e resettarsi. La maggior parte delle persone che utilizzano questa strategia notano di avere meno gonfiori e meno aria. Quando è che noi ci accorgiamo, ad esempio, di non avere un microbiota? Non è che non abbiamo un buon microbiota, perché il microbiota è obbligato dal nostro stile di vita. Dire non avere un buon microbiota non ha senso. Quello che dovremmo dire: ho delle abitudini per cui il mio microbiota va in sofferenza. Cioè avere aria nella pancia, odori particolari dati dal microbiota, non è un problema del microbiota, è un problema nostro che non gli stiamo dando le cose che al microbiota serve. Una domanda di Massimo che dice: io vivo a Palermo e mangio alla palermitana, inoltre sono un cultore della pasta asciutta complessa, dato che sono celiaco cosa posso fare per la mia salute? Allora dobbiamo comprendere quali sono i cibi che il microbiota ama di più. Allora, non il microbiota ama di più, il microbiota più in sintonia con le nostre esigenze, perché poi ogni organismo vivente ha un proprio microbiota che dipende dalle specificità alimentari di ogni persona. Allora, il microbiota più congeniale per noi umani è il microbiota che si forma o che si è formato nella prima fase della nostra vita, tra virgolette, quando vivevamo molto probabilmente nella foresta. Cioè cosa vuol dire? Tutto quello che sono verdure, frutta, noci, uova, piccoli insetti, cioè tutto crudo, e quello che può servire per noi in questo momento, verdure e frutta. Con una buona quantità di verdure e frutta ogni giorno, più verdure che frutta, noi incominciamo già a selezionare un buon microbiota. Poi abbiamo tutti i prodotti che noi potevamo usare quando stavamo nella savana o quando facevamo i pastori o nell'agricoltura. Il cibo dell'agricoltura, prima si parlava della pasta asciutta, può ancora formare un microbiota accettabile, ma deve essere un prodotto di qualità. Prodotto di qualità che dovrebbe essere il tipo di agricoltura a cui il nostro organismo si è abituato fino alla fine del Novecento. Cioè un'agricoltura sostenibile, all'epoca non si chiamava neanche biologica, integrale, e chiaramente con delle farine fatte in un certo modo e non fatte con i mulini in acciaio, eccetera, eccetera. Cosa sto cercando di dire? Che per avere un microbiota è importante di cominciare a mangiare come potevamo mangiare prima del Novecento, cioè cibi integrali, verdure e frutta principalmente, noci. E poi una piccola quantità... meglio? Come? Cruda, cruda dal mio punto di vista è meglio. Per me, dal mio punto di vista, meglio crudo. Sì, anche secondo me, ma comunque quante ore devono trascorrere tra un pasto e l'altro per godere del beneficio del digiuno? 12 ore, penso, 24 sarebbe il massimo. L'idea dipende molto da persona a persona. Vi era un autore americano della nuova dell'igienismo che lui diceva questo: se le persone, lui consigliava alle persone di fare due pasti al giorno, uno a mezzogiorno e uno alle 18, e diceva: a me non interessa neanche quello che mangiano, ma se mangiano le 12 alle 18 recupero sicuramente la salute a prescindere da quello che mangiano. Però stiamo parlando però della fine del Novecento, in cui non vi erano tutti i cibi, capito, non cibi che troviamo adesso.
La dieta mediterranea va bene nel mio caso, ricordo che io la farina con glutine non la posso mangiare. È una domanda, va bene? È una domanda. Sì, la dieta mediterranea va bene nel mio caso? Sì. Dipende, la dieta mediterranea non è tanto la dieta mediterranea di una volta, è una dieta molto povera. Allora, una dieta, quando parliamo di dieta dobbiamo tenere presente che ci sono degli aspetti che molte volte non ricordiamo, che non è soltanto il cosa mangiare, è il quanto mangiare, la qualità, la masticazione, gli intervalli tra un pasto e un altro. Tutti questi aspetti sono fondamentali. Accennava chiaramente, non accennava, diceva che non può, dice che non può mangiare il glutine perché è celiaco. E non lo mangia, non c'è problema, cioè, esistono tanti prodotti senza glutine, cioè, non è che siamo obbligati a mangiare il glutine. E il glutine può essere anche irritante per il microbiota, cioè, non capisco la domanda. È vero che il glutine, ma diciamo i carboidrati, creano muco nell'intestino come i formaggi? Io lo so, però so che ci sono tante persone che vorrebbero sapere anche questo. No, il punto non è che creano muco, anche sui formaggi, dipende sempre dalla quantità, dalla qualità, è associato a qualcosa, a che cosa. Perché dobbiamo pensare, non è il prodotto che crea il muco, è l'organismo al limite che reagisce con il muco se trova aggressiva la sostanza che si mangia. Ma se si mangia in quantità accettabile, il corpo non risponde con il muco. Ok, i formaggi non pastorizzati creano meno muco degli altri? Sono più accettabili dal nostro microbiota? E tecnicamente sì, fatti da un buon, in genere il nostro organismo si è abbastanza adattato, tra virgolette, dipende sempre dalla qualità, dalla quantità e dall'associazione. Ci puoi spiegare l'associazione, cosa intendi? Cioè, formaggi e carboidrati, una volta dicevano staccare, i carboidrati non vanno mescolati con le proteine, puoi spiegarci meglio per favore? Non è tanto, dipende molto da come qual è il nostro stile di vita. Quando noi parliamo, ad esempio, di non mischiare carboidrati con formaggio o se no carboidrati, pasta con la carne, è giusto, ma dipende dal punto di vista. Se il piatto cucinato è piccolo, le combinazioni passano in secondo piano. Se invece sono un buon primo, un buon secondo, la combinazione diventa fondamentale. Quindi come al solito? Cioè, dipende molto dalla quantità, dalla qualità, dalla masticazione e da cosa si è mangiato prima. E dal nostro microbiota, come stiamo fisicamente? Il nostro microbiota poi dipende, quando parliamo di microbiota, quello a cui sei abituato. Faccio un esempio sul microbiota. Se una persona è abituata a una dieta vegetariana o vegana, anche il microbiota è di tipo vegetariano o vegano, cioè nel senso che quelli sono i cibi per cui si è selezionato. Se mangia altre cose, se non si mangiano altre cose, il microbiota si ribella e la nostra digestione non è ottimale. Infatti pare che una persona che mangia sempre bene, nel momento in cui mangia qualcosa che è fuori dalle sue abitudini, ha dei riscontri maggiori negativi, maggiormente negativi di altri che lo mangiano tutti i giorni. Perché scusa, il fisico è abituato e pulito e si ribella. Allora, non è solo un problema di pulizia. Una persona che fa un'alimentazione paleo, cioè che potrebbe essere con verdure, un po' di frutta e proteine animali, nel momento in cui mangia il carboidrato, il suo corpo non è pronto per il carboidrato perché non ha il microbiota per il carboidrato e può non digerire in maniera ottimale. Certo, si gonfia anche. Cioè, ma non è soltanto, cioè il punto è che il nostro microbiota in genere è abituato a gestire quello che è abituato a ricevere. Se riceve delle cose completamente diverse, per un piccolo periodo va in tilt. Senti, la farina di mais o di riso come influenza nel microbiota a differenza delle farine tradizionali, Giuseppe?
Guarda, qua non te lo so dire perché dipende dalla quando noi parliamo di questo tipo di farine, è importante comprendere a che cosa le associamo. Se le associamo sempre a enorme quantità di insalata. Ah. Se le associamo a enorme quantità di insalata, il corpo riesce a gestirle meglio. Se non c'è la grossa quantità di insalata, nel lungo periodo il corpo non le gestisce bene e anche il microbiota non le gestisce bene. A meno che non c'è una forte componente sportiva, cioè una persona che fa molto sport e movimento riesce a gestire molto meglio il carboidrato, il farinaceo, rispetto alle persone che non fa sport. Andiamo in profondità. In pratica, quanto del gonfiore addominale che perseguita dipende dalla celiachia e quanto dal tipo di... No, aspetta. Il gonfiore non dipende dalla celiachia, è tutto un altro tipo di discorso. Cioè, il gonfiore succede quando noi non riusciamo a digerire le cose che mangiamo, possono fermentare perché i batteri devono fare il lavoro sporco. Certo. Cioè, se mangiamo troppe proteine, allora prevalgono i batteri putrefattivi, cioè quelli che fanno puzza e poca aria. Se invece mangiamo zuccheri, carboidrati, quelli fermentativi, che gonfiore e aria. Quindi, in poche parole, si può modificare l'aspetto batterico del suo corpo? Sì, è fare un programma alimentare, ma anche sportivo, cioè come stile di vita, in modo da recuperare un microbiota che è più in sintonia con le nostre esigenze. Dobbiamo sapere che noi per milioni di anni abbiamo avuto quasi sempre un microbiota simile. Il nostro microbiota attuale, cioè, non dico che ci è scappato di mano, sono cambiate molte cose. Cos'è che è cambiato principalmente? Che la nostra alimentazione è diventata da un'alimentazione naturale, familiare o artigianale, è diventata un'alimentazione industriale e post-industriale. Nell'alimentazione industriale e post-industriale non vi sono più micronutrienti che sono fondamentali per il nostro microbiota e sono ricche di sostanze tossiche sia per il nostro organismo che per il microbiota. Quindi più cibo genuino mangiamo, più frutta all'inizio del pasto, tipo 20 minuti prima, e poi verdura cruda e proteine o carboidrati, però biologici, pochi carboidrati, più stiamo bene. La chiusura di... Allora, diciamo che sul cotto quello va personalizzato rispetto alle esigenze anche emotive, logiche della persona. Dal mio punto di vista, l'insalatona, cioè le verdure crude o cotte, la frutta e le noci non dovrebbero mai mancare. Anche la colazione del mattino con le noci, le mandorle, però non tante d'estate perché creano fermentazione. È vero anche... o non è vero? Non lo so, guarda, dipende sempre da persona a persona. Se fa microbiota di ognuno di noi. Io quello che consiglierei la mattina di incominciare a saltare per quello che è possibile la colazione, in modo che il nostro apparato digerente... Stavi dicendo? Che anch'io sono d'accordo, mi sono accorta che rendo meglio anche in ufficio se al mattino... Non faccio la prima colazione e se sto molto leggera alla sera, cioè il pasto migliore anch'io sono d'accordo e entro le 18. Poi alle 18 è chiaro che poi ci sono gli inviti a cena e uno esce, però dipende quello che mangia. Poi io ho il picco di fame alle 17 in punto, alle 5. Però mi ha detto che è l'orologio biologico che alle 17 viene fame. Ci può essere, vi sono molti che per esempio fanno il pasto serale, altri fanno il pasto di mezzogiorno più importante, dipende sempre da persona a persona, da come è strutturato, abituato, eccetera, eccetera. Ma io ormai sono abituata che preferisco non fare dei pasti importanti, preferisco la qualità alla quantità, preferisco mangiare un po' meno.
Sul microbiota vuole dire qualcos'altro? No, sul microbiota uno potrebbe capire, come faccio a capire che il mio microbiota funziona? Bellissima domanda. Bene, come facciamo a capire? Io posso rispondere. Posso dire che secondo me l'intestino, a seconda di come andiamo di corpo il giorno dopo, vuol dire se funziona o non funziona. Allora, il microbiota funziona al massimo quando? È uno specchietto. Usciamo dal bagno e nessuno si accorge che siamo andati in bagno perché non c'è odore e non abbiamo bisogno di carta igienica per pulirci. Come bambini. Questo, allora, se ecco, non ci sporchiamo, non c'è odore, questo vuol dire che il nostro microbiota è ottimale. Ma per capire come siamo messi la maggior parte delle persone. Andiamo anche regolarmente, ovviamente. No? Se arrivano quindi l'intestino e quindi quello che le nostre feci, se arriva le palline di capra, vuol dire che la situazione non è ottimale. Dipende, ecco, l'importante è che non ci sia gonfiore, non ci sia puzza e che non ci sporchiamo. Questi sono i tre criteri più importanti, poi ce ne possono essere anche altri. Questi però sono tra i più importanti. Quanto tempo un organismo normale, senza patologie importanti, ci mette per riequilibrare il proprio microbiota? E visto che allora, le domande arrivano, te le faccio le domande. No, allora, da quello che è la mia esperienza, dipende da persona a persona, però almeno 2-3 settimane per incominciare ci vogliono per vedere una bella differenza. Ok, mangiando cosa esattamente? Quello che hai detto finora? No, allora poi dipende, ecco, da il modello alimentare si parte da quello che la persona sta mangiando, integrandole, cioè con altre cose, ecco, si parte sempre dal modello alimentare della persona, aggiungendo casomai verdure se non ci sono, l'insalata prima del piatto cucinato, la frutta, e poi cercando di fare non più di 2 pasti al giorno. Sì, alla cena della sera mangiare solo frutta cruda può essere interessante. Soprattutto può essere interessante anche fare il pasto della foresta, o potrebbe essere il pasto strettamente igienista a pranzo, e la sera sentirsi un po' più liberi. Dipende sempre da persona a persona e come una persona è strutturata e dalle abitudini che vuole avere. Certo. Io c'ho un'altra domanda. Il discorso che hai fatto, ad esempio, sulla cioccolata, cioè uno è dipendente, possiamo dire, usare questa parola, dalla cioccolata, non la mangia per un po', il microbiota, insomma, che la desidera e la voce inizia ad affievolirsi, poi se la rimangia può ricominciare. È la stessa cosa con le droghe, con le rotture delle relazioni, ad esempio. Cioè è una questione sempre di dipendenza del microbiota che ricerca una determinata persona o ricerca una sostanza che qualsiasi. Il microbiota sulla persona non lo so. Quello che può essere, il microbiota cerca, è ovvio, ma lo cerca anche noi. Cioè, dobbiamo sapere che quando noi desideriamo mangiare qualcosa, è un'esigenza sia della nostra emozione, della nostra mente, dei nostri ricordi e del microbiota. Allora, la prima cosa dico, non mettiamoci pure il microbiota, ecco, sapere che il microbiota lo azzeriamo nel giro di una settimana. Poi c'è un'altra cosa, l'abbiamo fatto un video rispetto ai topi, penso, o qualcosa del genere, e che quando una persona, tra virgolette, desidera mangiare dolci, cioccolata o altre cose, prodotti industriali, prodotti che piacciono, qui il punto non è che uno vuole soddisfare una marca d'attenzione, cioè come se avesse bisogno di piacere o avesse bisogno di un qualcosa, come potremmo dire, ha bisogno di soddisfazioni. Il punto centrale è questo: se non abbiamo abbastanza soddisfazione nella nostra vita, il cibo è la soddisfazione più a buon mercato. Allora non è soltanto il mix. Non è solo il microbiota, i desideri alimentari che possiamo avere rispetto alle cose che chiamiamo schifezze sono soltanto il bisogno di gratificazioni. Se siamo già gratificati per altro, diminuisce il bisogno di gratificazioni da cibo. No, volevo sapere se il microbiota sceglie anche, ad esempio, per l'alcol, per le sigarette,
anche lì entra in gioco il microbiota che quando te lo richiede? Questo non te lo so dire, perché sull'alcol potrebbe essere anche un fatto più biochimico. C'è la pasta asciutta, c'è il microbiota, però c'è anche un discorso di insulina. Cioè su ogni cosa ci sono tanti aspetti che dobbiamo, che dobbiamo valutare. Come può migliorare? Massimo ti chiede, se al mattino non mangio abbondanti carboidrati, 80 grammi, evidentemente è un'abitudine, non mi reggo in piedi, ho provato a scendere ma non va, a pranzo solo pasta e verdure, a cena proteine e verdure. No, allora, qui entriamo in un discorso più complesso, vuol dire che l'organismo, per motivi che adesso bisognerebbe dare, non ha accesso ai grassi. Noi dobbiamo sapere che noi abbiamo una riserva di grassi, ognuno di noi, una persona più o meno, ma non troppo magro, anche un normo peso, abbiamo riserve di grassi e se abbiamo anche i micronutrienti per almeno un mese. Ma un mese non a stare davanti alla televisione, mesi di camminate, camminate e camminate per procurarci il cibo. Allora se una persona la mattina ha dei cali, vuol dire che il corpo ha una crisi ipoglicemica e non ha accesso ai grassi. Allora bisogna fare un lavoro affinché questa persona possa avere accesso ai grassi, non andare più in crisi ed entrare in quello che chiamano quelli che fanno dieta paleo, andare in chetogenica, tra virgolette, lo metto tra virgolette perché la cosa è un po' complessa. Noi abbiamo fatto un evento settimana scorsa, mi sembra, sulla alimentazione chetogenica. Quanto fa bene al nostro microbiota un'alimentazione, una dieta chetogenica? Allora, il punto è che le diete chetogeniche dipende da come sono costruite. Io soltanto ne posso conoscere una decina di diete chetogeniche, perché chetogenica vuol dire una sola cosa: utilizzo principale o prevalente o abbastanza significativo dei chetoni come fonte di energia. Per arrivare a questo noi possiamo utilizzare tantissime strategie. Allora io devo capire qual è la strategia che viene utilizzata per fare in modo che il corpo utilizzi o riesca a produrre corpi chetonici a sufficienza per alimentare il cervello, muscoli, eccetera. L'aceto di miele fatto artigianalmente al sultan maltino può essere un valido aiuto? No, se piace. Allora, quando noi parliamo aceto di miele, è un fatto se piace o meno, non è, il microbiota ha bisogno di sostanze più corpose, tra virgolette. Rossella, non hai il microfono attivato? I prodotti che mandano in chetosi, che sono prodotti commerciali che troviamo, facciamo quei beveroni che fanno andare in chetosi, cosa ne dici? E non riesco a capire, perché per andare in chetosi non è facile, credo, per andare in chetosi il corpo deve essere carente di zuccheri, cioè lo devo affamare. Il corpo funziona in questo modo: se non ha zuccheri a disposizione di tipo interno, perché noi abbiamo riserve di zuccheri che sono il glicogeno epatico e poi riserve di zuccheri che prendiamo con la neoglucogenesi, cioè produciamo zuccheri partendo da aminoacidi che possiamo prendere dai muscoli o dall'autofagia. E dopo che abbiamo consumato questo, abbiamo zuccheri dall'esterno, il corpo utilizza i grassi come fonte di energia. E allora non è facile indurre il corpo a utilizzare i grassi come fonte di energia. Perché? Perché per il nostro organismo i grassi sono preziosissimi e l'ultimo dei suoi pensieri è quello di sprecare il grasso per cose banali. Cioè il corpo, uno si sveglia la mattina, se vede un cornetto, il corpo dice mangiati il cornetto perché i grassi li voglio conservare per il futuro, se non per l'emergenza, per il periodo in cui non c'è il cornetto attorno a me. Senti, c'è un beverone fatto con prodotti naturali, che può essere caffè orzo e pochi grammi, un cucchiaino o due cucchiai, di olio di cocco senza la profumazione di cocco. Sì. Questo
ti dà un'energia incredibile e pare che mangi inchietosi. E questo non è che ti fa andare inchietosi, ti fa gestire al meglio una situazione di digiuno mattutino. Ecco, perché te lo fa gestire. Se il corpo... me l'ha dato una mia amica che non so se è collegata adesso, Susanna, e si può mettere anche una punta di sucralosi o si può mettere anche una noce di burro chiarificato. Il punto è questo, basta non dargli zucchero, il problema è in quello che mi hai detto non c'è lo zucchero. No. Perché il corpo, se c'ha zucchero, non vuole andare in chetosi. Infatti, ed è allora qua gli stiamo dando caffè e grasso e il corpo si sente abbastanza bene perché ha il grasso a disposizione e dopo un poco, tra virgolette, se non gli diamo altri zuccheri può andare in chetosi. Sì, infatti è eccezionale perché è genuino. Poi chi vuole... Ecco, ci sono, c'è Susanna... Ecco, sì. Grazie Susanna che sei qui con noi. Bene, è lei che mi ha dato questa ricetta. Sì, sì, no, ma è abbastanza famosa. In genere si fa però senza l'orzo, perché i puristi della keto l'orzo lo vedono come quasi un cereale. Infatti, mi sono accorta che solo caffè, che sia decaffeinato, caffè normale, senza l'orzo, dà una carica diversa. Poi io sono molto sensibile a quello che mangio, che bevo, quindi assolutamente vero. E io preferisco ad esempio senza la noce di burro, però abbondo con l'olio di cocco. A parte che è piacevole, buono, ma dà veramente molta forza, molta energia. E sorseggiato anche durante il giorno. Il punto centrale è questo, che quando non abbiamo energia, spesso perché abbiamo crisi ipoglicemiche, bevendo il caffè con l'olio di cocco, non abbiamo crisi ipoglicemiche, il corpo può andare avanti tranquillamente. E quindi si può suggerire per chi vuole perdere peso una bevanda di questo tipo, Giuseppe? Assolutamente no, perché l'ultimo degli obiettivi del nostro corpo è perdere peso. Pensare di perdere peso vuol dire andare contro le esigenze del nostro organismo. Ok, per togliere un po' di fame però? Per togliere un po' di fame sì, questo va bene. Ecco. Però il discorso, se l'organismo ha fame, vuol dire che c'è un motivo. O gli mancano micronutrienti o gli mancano soddisfazioni. Quando tu parlavi di grassi, l'olio di cocco è grasso, quindi... Sì. Il corpo è contento perché ha del grasso, cioè beve qualcosa dove c'è grasso, giusto? No, il punto è che prendendo il grasso il corpo produce pochissimo, niente insulina, non producendo insulina il corpo non fa un lavoro, diciamo così, fa un lavoro diverso. Senti, sei bravissimo, volevo farti i complimenti, grazie. No, non niente più. Grazie, veramente grazie di cuore. Gemma, sei fortunata ad avere un papà così aspetto. No, guarda, non glielo dire che è fortunata perché non è vero. Dicono. Che tu non sai. Che lo circondano per avere gli insegnamenti e suggerimenti. Mm-hmm. Bene. Vuoi aggiungere qualcosa? O tu, Gemma? No, ecco, cioè... sapere una cosa, che le esigenze del nostro microbiota sono le esigenze anche del nostro corpo. Più trattiamo bene il microbiota, più trattiamo bene noi stessi. E poi sapere anche un'altra cosa, che il nostro modello alimentare ci fa attrarre le persone che normalmente hanno quasi il nostro stesso modello alimentare, perché abbiamo dei microbiomi simili. Cioè, se una persona mangia, non dico in maniera identica, ha molte caratteristiche in comune con un altro, ha un microbiota simile. Chi ha il microbiota simile in genere si attrae. Ah, quindi si accoppiano anche. Ma più che si attrae, diciamo che non è... Da microbiota. Allora, però, ecco, forse non sono stato ben preciso, non è tanto che si attrae. E che non si respinge, perché un microbiota completamente diverso può essere respingente. Quindi veramente che una persona non piace a pelle.
Ecco, e quindi escono volentieri a cena perché condividono anche i pasti e il gusto. Perfetto. Non solo a cena. Non solo a cena. Anche il dopo cena, sì sì. Anche il dopo cena. Bene, senti, ti ringrazia Massimo Coppolino, ha scritto gentilissimo, e poi gli telefonerò dopo questa webinar, ci parleremo. Comunque va bene, va bene. È stato bravissimo. Senti, ti ringrazio, mi spiace, sono le 7:20, se però vuoi aggiungere qualcosa... No, ho detto, ecco, allora, quando il nostro microbiota funziona, dopo mangiato stiamo già bene. Bene, e siamo felici e ci sentiamo leggeri. Ok. Non appesantiti. Ti ringrazio tantissimo. Va benissimo, un saluto a tutti. Un saluto a tutti, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a tutti, ci sentiamo per il prossimo webinar che sarà l'8 luglio sul mitocondrio con il dottor Sergio Rosario Focone, quindi rimanete con noi collegati e avrete tutte le informazioni. Grazie a tutti, ciao, saluto tutti, buona serata. Ciao Massimo, ciao Susanna, ciao a tutti.